Avvocati ai fornelli, torna un appuntamento importante legato strettamente alla beneficenza. Sì, dunque, per la serata del 21 di marzo prossimo, quindi giovedì prossimo, alle ore 20 e seguenti, si terrà la nostra gara cena di cucina, dove verranno a sfidarsi ai fornelli due squadre di avvocati, ma con una primizia, una novità che noi ovviamente organizzatrici già sapevamo, che dentro ad una di queste due squadre che si fronteggeranno abbiamo anche un magistrato, quindi questa è una novità che vi diamo in anteprima, diciamo così, per stuzzicare un po' gli appetiti. La serata sarà finalizzata a raccogliere fondi in favore della LILT, della Lega Italiana Lotta Contro i Tumori, che abbiamo incontrato nel nostro cammino e della quale siamo veramente molto felici e orgogliosi di essere in partnership. Il vostro slogan dice anche la giustizia è cotta, che serata sarà? Quali saranno i punti salienti? Sarà semplicemente il fatto di divertirci, di fare del bene, quindi unire l'utile al dilettevole e in qualche modo dare l'idea degli avvocati non solo come persone che normalmente molto serie, che normalmente si fronteggiano nelle aule di tribunale, ma dare un'idea anche un pochino più spensierata e anche più impegnata nel sociale, perché non ci dimentichiamo le cose vere e importanti che sono anche contribuire con la LILT, con le associazioni alla prevenzione dei tumori e prevenzione delle malattie. In questo periodo, tra le altre cose, è un periodo estremamente difficile sia da un punto di vista economico e sociale, ma anche da un punto di vista di malattie. Quindi è importante prendere consapevolezza e coscienza di questo e adoperarsi per fare anche del bene. Quindi in rappresentanza della LILT si coniuga una serata in cui si cucinerà, si mangerà bene, ci si divertiremo, però va tenuto presente quello che è il tema importante. Sì, che prevenire è sicuramente vivere, per questo la prevenzione comincia a tavola. I nostri avvocati hanno centrato perfettamente il tema e quindi di conseguenza mi complimento con la loro iniziativa, perché è importante che passi il messaggio che sicuramente una cognitività, conoscere meglio quello che si mangia, sicuramente previene ed è possibile farlo per tutti. Noi abbiamo utilizzato anche questa, diciamo, metodologia nei nostri, diciamo, normalmente della nostra quotidianità con i nostri corsi di cucina che insegnano in pratica alle persone a prevenire mangiando bene. Ricordiamo l'appuntamento che è il 21 e poi il 23 ci sarà anche un altro importante appuntamento. Sì, tutti i sogni si stanno avverando. Apriremo degli ambulatori con LILT e Peugeot Italia, dove assieme agli avvocati, assieme a Peugeot Italia e assieme a tante persone di Arezzo siamo riusciti a fare questo. Grazie.